trovata in un nuovo appuntamento con Capitani Coraggiosi, l'ospite che incontriamo questa settimana è Silvano Manella, ben trovato, direttore della macroarea Lazio Toscana e Umbria di eh, Ubibanca. Eh, intanto, direttore, ci racconta la sua storia brevemente in Ubi e che cosa l'ha portata anche a lavorare oggi anche qui da noi in Toscana. Ho 61 anni, eh, sposato con eh, due figli, vivo a Roma. Mm, da, ho fatto ho trascorso la maggior parte della mia attività, circa 40 anni, in banca, in una banca eh, della Lombardia, la Banca Popolare di Bergamo, che questa banca ha fatto diverse acquisizioni negli anni a partire dal Credito Varesino alla Banca Popolare di Ancona e eh, nel 2007 si è fusa assieme con altre banche, sette banche che hanno eh, creato il gruppo UBI. Gruppo UBI che dal, composto da sette banche che nel eh, febbraio 2017 ha creato una banca, banca unica. Nel maggio del 2017 eh, ha acquisito le tre good bank: Banca Etruria, Banca delle Marche e Carichieti. Che alcune di cui Banca Etruria è stata già eh, fusa il 27 di novembre nel gruppo UBI, l'ultima verrà eh, fusa a febbraio 2018. Eh, in questi 40 anni di banca ho eh, svolto eh, diversi eh, ruoli a partire dal direttore di filiale a capo area ho fatto dal 2001 al 2008 eh, direttore della divisione private e eh, dal 2008 al 2017 eh, il direttore dei crediti e vice direttore generale di questa Banca Popolare di Bergamo con asset per oltre 80 miliardi. L'ha citato lei a fine novembre, si è compiuta questa migrazione di Banca Tirrenica in, in Ubi, con l'incorporazione anche di Banca Federico del Vecchio. Eh, Come è andato questo passaggio? Direi che è andato benissimo. Questa migrazione qui ha coinvolto circa 2 milioni di codici scenografici, 220 mila conti, 110 mila depositi, eh, 90 mila finanziamenti eh, e, e ha riguardato 165 filiali e 1500 dipendenti. A questi dipendenti li voglio dire un grazie particolare perché hanno lavorato in diverse occasioni, anche di sabato e di domenica, eh, facendo delle prove, test affinché tutto andasse nel migliore eh, dei modi che non creasse poi dopo diciamo, disagi alla clientela. Hanno fatto anche 9.000 giornate eh, di formazione complessivamente i, i, i 1.500 eh, dipendenti e abbiamo messo a disposizione due, oltre 200 affiancatori per far sì che i, i nuovi processi del gruppo UBI vengano assorbiti in fretta per non creare disagi alla clientela. Faccio vedere una... Una, una foto perché la prossima domanda ha a che fare con il, con il territorio. È l'immagine di Piazza Grande, che è una, una piazza meravigliosa, la più importante proprio nel, nel cuore di, di Arezzo. Perché eh, quello che lei sta facendo oggi lo fa eh, anche in un territorio, quello della Toscana di Arezzo, ma anche la Toscana del, del Sud, che in un certo senso si sente un po' eh, tradito dalle banche. Il caso MPS, il caso Etruria. Oggi. Eh, voi dovete aiutare anche un territorio a, a ripartire. Eh, è una sfida che, importante, difficile. Qualcuno magari le vorrebbe chiedere anche chi l'ha spinta ad accettare questo ruolo così difficile, questa sfida così, così complicata. Diciamo che è duplice il motivo che ho accettato eh, questa sfida. Come l'ho detto ho lavorato per oltre 40 anni in questa banca, che è una banca che ha acquisito altre banche, una banca solida, redditizia, con un costo del credito molto limitato, pertanto che non aveva problemi, non ha mai avuto problemi. Volevo cercare di capire anche in una banca dove era senza patrimonio, senza liquidità e che dove ogni giorno perdeva dei denari eh, una sfida personale mia nel portare questa banca al turnaround. E la seconda considerazione vedere poi eh, dai mass media che ogni giorno se ne parlava di questa banca Etruria, ma non solamente Banca Etruria perché potremmo citare anche il Monte di Paschi di Siena, dico ma perché non si può di nuovo a questa gente portare fiducia. E dei sei mesi, diciamo, da, da maggio eh, alla, alla fine di questo 2017, che, che bilancio trae? È un bilancio positivo perché abbiamo recuperato circa 3.400 dipendenti, eh, abbiamo portato eh, la gestione caratteristica ad un livello. Eh, di break even, abbiamo ridotto i tassi di interesse eh, interessi passivi che andavamo a riconoscere alla clientela di oltre un punto, li abbiamo portati allo 0,30 senza perdere i clienti perché anche i clienti stessi hanno capito che con il gruppo Ubi il rischio era meno Dall'altra parte c'è la possibilità di avere sì degli elevati tassi di interesse, ma c'è il rischio di non prendere poi dopo diciamo, più i, i, loro, i loro denari. Eh, questo, pertanto questi primi sei mesi, riuscire in sei mesi eh, a portare questi risultati, ritengo che eh, sia da parte mia ampia soddisfazione, ma sia di soddisfazione anche di tutti i 1500 colleghi. Le vorrei chiedere, alla luce anche delle, delle vicende che abbiamo, che abbiamo citato, di, in che stato ha trovato e i dipendenti della banca da, da un lato, ma anche i, i clienti con i quali avete eh, o state cercando insomma, di ricostruire una, una relazione, un rapporto. Diciamo che il, il territorio che ho trovato ehm, è un territorio che ha sentito più di altri. Eh, la crisi dal 2007 ai giorni nostri e questo lo sta a testimoniare che cosa? Il rapporto fra le sofferenze e i crediti in bonus. Eh, in Toscana rappresentano il 14,8%, nell'Italia centrale il 7,8% e nell'Italia complessiva il 9,6%. Se sono elevati questi crediti in sofferenza, vuol dire che tante aziende non ci sono più, tanta gente ha perso il loro posto di lavoro. A ciò si aggiunge due banche, di cui la nostra Banca Etruria e Monte dei Paschi di Siena, che con i loro problemi non hanno di certo agevolato la crescita del sistema economico della Toscana stessa. Certo, E come si ricostruisce allora la fiducia? La vostra strategia qual è? Ma eh, la prima cosa è quella di uscire dalle proprie filiali, uscire dal proprio fortino, andare dai clienti, ascoltarli, capire quali sono i loro, i loro fabbisogni, cercare di creare, finanziare dei progetti, cercare di portare del valore a tutta la, a, a tutta la comunità. Questo è una prima cosa. Eh, lo stiamo facendo così, oltre a questo, stiamo sponsorizzando degli eventi che possono portare del valore alla comunità. Le cito esempio eh, il discorso dell'educazione finanziaria, come ben lei sa l'Italia è il fanalino di coda eh, in Europa sull'educazione finanziaria. Noi in accordo con FEDUF, con la regione toscana, con i distretti scolastici andiamo a portare i nostri uomini presso eh, le scuole ad insegnare l'educazione finanziaria. Mi crede che ce n'è veramente bisogno dopo tutto quello che ci è successo e abbiamo voluto partire da lì. Come vogliamo partire anche nell'ambito della riforma del terzo settore, nell'ambito sociale dove c'è la possibilità di poter fare del bene. Sulle iniziative sociali poi ci, ci torniamo in, in chiusura, intanto le vorrei far vedere un'altra un foto, anche questa molto legata con il territorio in particolare, con il territorio aretino come puoi vedere, insomma non c'è bisogno di dare ulteriori spiegazioni. Che ruolo volete avere in particolare per il sostegno del, dell'oro che insomma per Arezzo è sempre stata la risorsa principale? Allora, eh diciamo che per Banca Etruria era considerata la banca dell'oro. Vogliamo continuare questa, questa mission? Perché la vogliamo continuare? La vogliamo continuare perché abbiamo visto che c'è del valore, c'è del valore nell'ambito di, di questo territorio che rappresenta il 29% dell'export nazionale. In più abbiamo, perché la vogliamo poi dopo diciamo, eh, continuare sia per le aziende sia per… Per i privati, perché come banca poi operiamo in, eh, in varie aree dove c'è il resto del, dell'export eh, e mi riferisco a Vicenza che ha il 25%, mi riferisco a Valenza che ha il 25%, mi riferisco a, a Marcianese che ha il 15% l'export. Se lei fa la somma. Eh, di queste eh, quattro aree, in queste quattro aree arriviamo ad oltre l'80% dell'export nazionale. Noi oggi come Banca Etruria continueremo a fare l'attività dell'oro per quanto riguarda le filiali di ex Banca Etruria. E stiamo eh, predisponendo le policy aziendali in maniera tale di poter estendere a tutta, a tutta Italia questo tipo di attività. Abbiamo creato un polo logistico ad Arezzo che andrà ad insegnare come si fa la Banca dell'Oro in tutta Italia. Ci sono dei principi? Per chi fa il vostro mestiere, che nei decenni, negli anni, probabilmente nei secoli, non cambieranno mai la vicinanza con il cliente, il saper dare fiducia, il sostegno al tessuto imprenditoriale. La banca però sta cambiando ovviamente anche al passo con quello che succede sul fronte delle tecnologie. Le faccio vedere un servizio e poi torniamo a parlarne. Negli ultimi anni il mercato bancario è stato caratterizzato da numerosi cambiamenti che vanno oltre i soli aspetti di dotazione tecnologica. Le principali evoluzioni dipendono dalle aspettative dei clienti in termini di customer experience, generate proprio dal livello di servizio a cui altri mercati e i nuovi competitor li hanno ormai abituati. Da quando hanno acquisito maggiore capacità e confidenza nell'uso quotidiano dei supporti digitali, i clienti hanno anche iniziato ad aspettarsi un'analoga esperienza nelle relazioni con gli istituti di credito. Semplicità, velocità, sicurezza e personalizzazione si sono affermate sul mercato come requisiti base della customer experience. Il cambiamento delle abitudini della clientela, dunque facilitato dalla diffusione di Internet e dalla penetrazione dei dispositivi mobili, porta il nuovo cliente delle istituzioni finanziarie ad esprimere rinnovate esigenze, da soddisfare con nuovi canali e nuove modalità di interazione. Tali cambiamenti impongono alle istituzioni finanziarie di analizzare le innovazioni da apportare al proprio modello di servizio e di fornirsi delle tecnologie più adeguate per farlo. Il settore bancario è in una fase di radicale modifica. La cosiddetta digital transformation sta cambiando non solo i modelli di business, ma richiede una ridefinizione anche dei modelli operativi e di servizi sulla base di un approccio digital. Una ricerca che ha coinvolti i primari istituti di credito che operano sul mercato italiano, tra cui Ubibanca, ha descritto come i sistemi basati su big data e analisi predittive e le nuove modalità di relazione con i clienti siano in grado di portare valore alle banche in numerosi ambiti. Per esempio, strumenti analitici basati su algoritmi permettono alle banche tramite un monitoraggio di social network e siti web di misurare il sentimento verso il proprio brand. Dato diversi spunti, però lo chiedo anche a lei, visto che insomma, ha detto che ha una importante esperienza nel, nel settore, come sta cambiando il modo di fare banca grazie anche a queste tecnologie? Diciamo che eh, il cliente si sta allontanando sempre di più dallo sportello eh, fisico, pertanto... Il, noi lo dobbiamo, lo dobbiamo rincorrere, lo dobbiamo rincorrere con degli strumenti, con la digitalizzazione, dobbiamo portare il nostro cliente ad eh, essere sempre in linea con eh, la banca. Eh, abbiamo proprio eh, assieme al discorso diciamo, della fusione, abbiamo eh, cambiato anche il modello distributivo. Nell'ambito del modello distributivo lo stiamo trasformando, cercando di accompagnare la clientela no? sempre più verso il discorso della digitalizzazione. Difatti, nel, noi andremo a ristrutturare le nostre, tutte le nostre filiali, sono 1791, partiremo eh, nel 2018 con oltre 200 filiali, dove. Come voi avete cambiato i vostri studi, anche noi cambieremo le nostre filiali. A proposito, vi faccio i complimenti, non, saremo, non saranno così all'altezza, all però eh, ci stiamo mettendo del nostro, dove il cliente verrà eh, ricevuto da un consulente che porterà il cliente a, ad insegnargli come eh, fare la digitalizzazione da qualche questo mese in Toscana ma un occhio molto, molto attento, anche noi però seguiamo quello che, che fate voi a proposito di digitale, avete fatto di recente un accordo con Confindustria per aiutare la digitalizzazione delle imprese, che vuol dire questo accordo, cosa contiene? Allora, eh, questo direi che è, è un accordo a mio avviso che fa sistema, fa sistema perché mette insieme Confindustria con, eh, con il gruppo Ubi, eh, laddove il gruppo UBI mette a disposizione un plafond di un, di un miliardo fino al 31-12-2019 eh, per quelle aziende che investono in tecnologia ma la cosa, siccome investire in tecnologia non è facile, nel senso che bisogna cercare di capirla la tecnologia e per capirla fa, prenderemo i nostri uomini, assieme agli uomini di Confindustria, faranno della formazione affinché possano capire al meglio chi eh, fa innovazione. A questo punto qui partiamo con quattro hub parte con la Lombardia, il Piemonte, eh, l'Umbria eh, e la Puglia, per poi dopo, diciamo, ad andare ad estendere questa attività al resto eh, di tutta Italia. Faccio fare un piccolo salto nel passato, la faccio tornare per pochi secondi a essere il direttore di, di filiale. Eh, se io, risparmiatore, diciamo... Aretino Retino comunque della provincia d'Arezzo, della Toscana del Sud potremmo dire in genere. Mi presento da lei in questo momento e le chiedo come dire, di propormi uno strumento di cui mi posso fidare ciecamente. Cosa mi, mi proporre? Allora dobbiamo tenere presente una cosa, che in questo momento stiamo vivendo nell'era dei tassi bassi. La maggior parte dei risparmiatori erano abituati ad investire in titoli di Stato, però come abbiamo visto i rendimenti eh, bassi, vicini allo zero e in alcuni casi anche eh, negativi, portano diciamo, eh, la clientela a cercare eh, dei gestori che siano in grado di poterli creare valore e come creandogli eh, valore uno diversificando, due andando alla ricerca di emittenti che siano di investment grade, cercare anche parte eh, investimenti in, in azioni, eh, però sempre in base a quello che è il profilo di rischio del cliente. Tutto verte sul profilo di rischio del cliente, però per fare tutta questa attività, per creare valore, ci vuole gente esperta. E, e per far questo, anche noi, come eh, gruppo UBI, no? dapprima come Banca Popolare di Bergamo, nel 2001 abbiamo fatto eh, un accordo, una joint venture con eh, gli americani di Prudential. Perché non, eravamo coscienti che non potevamo stare qui fermi in Italia e non capire che cosa succedeva eh, nel mondo. Abbiamo fatto l'accordo con Prudential, che è il nono gruppo a livello mondiale della gestione del eh, risparmio gestito. Hanno 400 analisti nel mondo e abbiamo creato questa società, eh, Pramerica, che oggi gestisce oltre 50 miliardi eh, di risparmio. E se invece questo è un brivido che, che non ho mai provato purtroppo, eh, mi presentassi da, da lei con un grosso patrimonio, eh, che, che servizi troverei nella sua banca? Torvere, al, da prima eh, mh, avrebbe un, un uh, gestore dedicato e questo gestore dedicato nel caso venisse, venisse da me, cerco di capire qual è il suo profilo di rischio nell'ambito di quello che è il suo profilo di rischio e quelle che sono le sue attese, quelli che sono poi dopo diciamo che cosa intende fare di questi denari per i prossimi anni, cercherei di eh, proporgli delle operazioni diversificate nell'ambito del gestito in maniera tale che c'è un esperto dove lei deve solamente controllare eh, la performance del suo e se è in linea con. L'attese che si era posto all'inizio dell'investimento Purtroppo no, non ho problemi di, di questo genere eh, le Non è una... un problema, è no, so, un'opportunità lo, so, lo so Le faccio vedere un altro servizio Prosegue la fortunata collaborazione tra la Fondazione Ivan Bruschi di Arezzo e la Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze, al via infatti nella Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo, le esposizioni Vasari, Iacone e La Maniera Bizzarra, a cura della dottoressa Paola Reffice. Il tema conduttore di questa esposizione è quello dell'avversione dell'aretino Giorgio Vasari per la cosiddetta compagnia degli artisti, favorita dal Riccio e raccontata e svelata attraverso aneddoti e apprezzamenti contraddittori espressi nel celebre volume Le Vite nei diretti confronti di Iacone. Questa esposizione è una esposizione che, stando a Arezzo, doveva essere una mostra sensata all'interno della maniera moderna e in Arezzo. Per cui abbiamo scelto. Una caratteristica frase, una caratteristica espressione che usa Vasari, perché è lui a definire la maniera, quindi questo lo sanno bene anche a Palazzo Strozzi, Vasari ha questo ruolo, definisce una maniera bizzarra. Definisce una maniera bizzarra perché in questa perfezione della maniera moderna che sceglie il meglio dell'antico, il meglio della natura, il meglio delle composizioni, alcuni pittori secondo lui si comportano in modo bizzarro, nonostante siano per sua stessa missione dei pittori che sanno disegnare molto bene, che potrebbero essere essere eccellenti. Il perché è un perché che poi si vedrà durante la mostra, perché sia Iacone che il Bachiacca sono due persone che non stanno al mondo come stava È Un nuovo simbolo quindi rappresenta per noi certamente un momento culturale importante, ma non solo, quindi anche di crescita della competenza, della qualità, della bellezza, ma accanto a questo anche la possibilità di dare economia, come dire, sviluppo, perché ovviamente attraverso il turismo, attraverso come dire, quello che si muove quando si muove una fondazione come questa. Oh, cosa c'entra questo servizio nella nostra chiacchierata? Come saprà anche la nostra emittente media partner della Fondazione Ivan Bruschi, amministrata dalla banca. Eh, voi volete continuare a, a sostenerla questa fondazione con quale finalità? Allora, la Fondazione eh, Ivan Bruschi eh, è stato un fiore all'occhiello di Banca Etruria, con ubi vogliamo continuare a fare quello che ha fatto eh, Bancheturia. Prima di tutto eh, Ivan Bruschi ha lasciato eh, tutto questo con una logica di andare poi dopo, diciamo, ad gestire questo patrimonio. Riteniamo che questo patrimonio per eh, Arezzo sia una cosa importante, la cosa che vogliamo cercare di fare è far sì che eh, con, attraverso questa gestione ci possa essere la possibilità di attrarre maggiori turisti ad Arezzo. Se riusciamo ad attrarre maggiori turisti ad Arezzo significa che ci sarà del valore per tutti gli stakeholder. Le chiedo l'ultima cosa, visto che siamo in un periodo eh, di, di festività, l'avevamo detto di tornare al sociale in chiusura di intervista. Mi spiega sinteticamente, per quanto possibile, cos'è Ubi Comunità? Allora, il nostro motto di far banca, continuiamo a dirlo, è far banca per bene. Far banca per bene vuol dire anche operare nell'ambito del sociale, cioè cercare di fare un qualcosa che vada a favore di tutta eh, la comunità. Eh, noi eh, abbiamo costituito questa società qui nel 2011. Dal 2011 a oggi abbiamo emesso quasi un miliardo di bond, di social bond, dove una parte di questi interessi vengono dati a finanziare progetti, a finanziare macchinari per ospedali, a finanziare la ricerca e di, di parte di questi interessi, quasi eh, 5 milioni, li abbiamo donati eh, in, questo, in questo tipo di attività che crea... Del valore per il territorio, ma non solamente questo, Ubi Comunità segue anche il discorso del terzo settore: tutti questi giovani che vogliono cercare del lavoro e che fanno del lavoro che porta anche qui valore sociale. Eh, questo è il nostro modo di far banca per bene, che non è solamente un dare o un avere, ma un solamente in, alcun, in diversi casi un dare affinché tutti ne abbiano un beneficio. E se sta bene la comunità, stanno bene tutti. Grazie per essere stato con noi, direttore. Grazie. E buon lavoro, ovviamente. Con Capitani Coraggiosi ci vediamo la prossima settimana, come sempre. Arrivederci.